Il nostro spazio dedicato alla storia. Hitler era di questo parere. Se queste persone non fanno quello che dice lui, loro vanno a predicare e aumentano i testimoni di Geova, per quello li ha messi a morte, no? Emma Markstorfer viene dalla Germania ed è cresciuta in una famiglia di testimoni di Geova. Pacifisti contrari ad ogni violenza, i testimoni di Geova sono stati assassinati dai nazisti perché non riconoscevano l'autorità del Führer e si rifiutavano anche di dire semplicemente Heil Hitler. Come nelle altre storie delle persecuzioni naziste, la discriminazione per Emma cominciò a scuola. Questo maestro era un autentico nazista. Io avevo tanta paura di questa persona. Cioè, mi faceva mettere le manine sul banco e mi picchiava, mi bacchettava. Perché non ho detto Heil Hitler? Il padre di Emma venne arrestato. Le SS volevano le liste dei testimoni di Geova. E lui ha detto non glieli avrebbe mai dette questi nomi. E allora hanno cominciato a picchiarlo. Finché non hanno portato poi al campo di a Berlino lì. Era la famigerata carcere dove venivano messe tante persone innocenti a morte, molti testimoni di Geova anche. Deportati nei campi di sterminio, i testimoni di Geova sarebbero potuti uscire liberi se avessero abiurato la loro fede e avessero dichiarato la loro fedeltà ad Hitler. Non lo fecero mai. Però i testimoni di Geova sono rimasti fedeli fino alla fine della guerra. Molti sono stati giustiziati ancora. In una famiglia li hanno a Berlino decapitati due. Emma e sua madre sono riuscite a sopravvivere tra eventi sempre più drammatici fino agli ultimi giorni di guerra. Il primo maggio del 1945 videro un treno fermo. Questo treno veniva da Dachau. Io e mia mamma sentivamo cominciare a gridare, aiuto, acqua, ma forte, forte, grida di disperati. Però l'armata americana è venuta dopo due giorni e non abbiamo mai saputo quante persone sono morte in questo treno. Nella risiera di San Saba, l'ex lager di Trieste, è stata posta una lapide in memoria dei testimoni di Geova assassinati dai nazisti. Fra i testimoni di Geova italiani perseguitati sotto il nazifascismo ricordiamo Narciso Rit di Cernobbio in provincia di Como, un testimone di Geova che venne deportato in vari campi di concentramento tedeschi, fra cui Dachau, e venne poi giustiziato nel 1945 a Brandeburgo. A lui è stata dedicata alcuni anni fa una targa commemorativa nel comune di Cernobbio che dice, fra le altre cose, che fu fra le centinaia di testimoni di Geova che si rifiutarono di sostenere il regime nazista.